Buonasera, grazie di essere venuti. Il senso di questa serata è il seguente, che si fanno i libri e ci si mette anche un bel po' a farli, e anche faticoso, Emmaus è un libro che io ho aspettato per molto tempo, e poi alla fine esce il libro, ma se non è come il teatro del cinema che c'è un momento in cui uno pensa è uscito, è fatta, non c'è veramente, il giorno in cui esce è un giorno abbastanza inappariscente, insomma. E allora ho pensato che mi sarebbe piaciuto fare qualcosa in un teatro per, più che altro per decidere che a quel punto lì veramente il libro era in giro per il mondo. E così vi ho invitato qui a stare questo pezzo di serata con me. E l'idea mia era quella di leggere un po' di cose, poche cose, e che però mi sembrano legate al mio libro. Non il mio libro, che non mi piace tanto leggerlo mai, nessun mio libro mi piace leggere. Però delle cose che hanno a che fare, diciamo, un po' con questo. E poi mi fermerei un attimo, mi siederei qui e mi piacerebbe chiacchierare un po' con voi. Come sapete io parlo anche poco dei libri che scrivo e quindi sono pochissime occasioni in cui parlo con la gente, col pubblico, quelli che lo leggono. E quindi qui abbiamo una di quelle occasioni. Quindi se volete fare delle domande, le potete fare stasera, sul libro, su quello che volete, ma insomma siamo qua, chiusi qui dentro e quindi per me è un'occasione che... abbastanza rara di parlarvi di quello che faccio, di quello che ho scritto, eccetera, se avete voglia. Dopodiché vi leggerei ancora una cosa che a me piace molto e andiamo tutti a casa. Questo è il programmino, chiaro? Sì. Boh. Allora, la prima cosa che volevo leggervi è questa. Naturalmente Emmaus parla anche di rapporti padri e figli. È un libro che io ho cercato di scrivere tutto dalla parte dei figli, cercando di ricordarmi molto cosa avevo in testa quando ero figlio e basta. Adesso ho un pezzettino di esperienza di padre, ancora poca, ma insomma. Però le ragioni dei padri che incomincio a capire non ci sono quasi nel libro, ma perché così lo volevo. Ma resta il fatto che prima o poi magari scriverò un libro con le ragioni dei padri, ma insomma, resta il fatto che anche, naturalmente, essendo un libro su ragazzi, di ragazzi, è un libro che ha a che vedere molto con questa avventura strana che si ha tra figli e padri. Emmaus è anche un libro molto, non vorrei dire triste, ma insomma, quando lo scrivevo mi ricordo che a quelli che mi chiedevano riuscivo a dire solo è un libro très désagréable, perché mi sembra proprio la parola. Ma non solo rispetto agli altri che scrivo, che di solito non sono così sgradevoli, ma insomma, mi sembrava un libro, sì, scomodo, insomma. Per me da scriverlo sicuramente molto, ma anche poi per leggerlo. Perché quello volevo e ho aspettato a lungo di avere la scrittura che fosse dura abbastanza ma anche calda abbastanza per raccontarlo così, per cantarlo così, diciamo. Però naturalmente non è l'unica voce possibile in cui si possono raccontare anche cose molto dolorose, ecco, questa equazione di dolore e quindi scrittura dura o desagreabile non è che sia vincolante. Mi era ben chiaro quando lo scrivevo che quella era una voce, io volevo quella, l'avevo inseguita da tempo e mi andava bene, ma insomma, ma ce ne sono altre che io ammiro molto. Io ammiro molto soprattutto quelli che sanno fare questo con una leggerezza e uno humor pazzeschi. E il maestro di tutto questo per me resta Vonnegut. E allora sono andato un po' a ricordare le sue pagine. In particolare mi ricordavo una cosa che ho letto, che nel 2008 è stata in assoluto la cosa più bella che io ho letto. L'ho letta in piedi in una libreria, aprendo un libro così, e mi trovo queste due paginette di Vonnegut. Il libro in realtà non è suo, il libro è stato scritto da suo figlio, uno dei suoi sette figli, che si chiama Mark Vonnegut, e che è un figlio che è impazzito. A un certo punto è impazzito e il papà Vonnegut l'ha dovuto portare in una clinica, eccetera, eccetera. E quando è uscito da questa esperienza, poi il figlio è diventato pediatra, mi sembra, e ha scritto poi questo libro. E quando è uscito questo libro in America, il papà Vonnegut gli ha scritto la prefazione. Non è che si sia spezzato le reni, ha scritto due paginette, però lì il tema, capite, che è molto, insomma, rovente, no? Addirittura un figlio che ti impazzisce. Cioè, e quindi siamo proprio nel cuore del dolore, se uno pensa all'esperienza di padre, insomma, non è mica un colpo da poco. E allora lì nella libreria apro questo libro, neanche sapevo questa storia del figlio pazzo, ma insomma la capisco dal risvolto e poi capisco che Vonnegut aveva scritto questa prefazioncina e allora me la leggo ed è una delle cose, e sono rimasto lì, infatti ho poi anche comprato il libro, che poi il libro è così naturalmente, ma
Ma la prefazione invece, naturalmente, soprattutto per il tono, che è pazzesco, perché naturalmente tu sei un padre e fai la prefazione di un libro scritto da tuo figlio che è impazzito e poi è guarito, perché scrive libri, quindi è guarito, sa, scrive libri. Però, insomma, comunque è un ricordo, no? Rovente, no? È difficile trovare la voce, è difficile trovare il tono. E invece è come un angelo, Vonnegut, passa. E sono veramente due paginette, e già mi piacevano tanto semplicemente per come le danza il grande Vonnegut, ma poi alla fine invece c'è una cosa anche molto intelligente sui figli, per dire che con la leggerezza assoluta e con lo humor più totale si possono dire cose di una profondità notevolissima. E allora ve la leggo, come l'ho letta allora in piedi lì davanti agli scaffali. Il libro si intitola Eden Express. Non è male, però naturalmente non è Vonnegut padre, ma insomma. Ed ecco cosa ha scritto il papà Vonnegut, che era già vecchiotto. Un paio d'anni dopo la pubblicazione di questo libro mi telefonò un attore cinematografico. Non ci conoscevamo, ma lui sapeva che mio figlio era impazzito e poi era guarito. Anche suo figlio stava impazzendo e l'uomo aveva bisogno di un consiglio. Mi chiese come stesse mio figlio e gli dissi che Mark si era appena laureato in medicina a Harvard. «Caspita, che guarigione!» commentò lui. E io dissi: «Abbiamo avuto fortuna e spero che l'avrete anche voi». Punto a capo. È pulitissimo. Non potevo fare di meglio allora, non posso fare di meglio adesso. Mettiamola così. Alcuni sopravvivono gettandosi dalle cascate del Niagara in un barile, altri no. E la turbolenza non è poca, eh? La condotta meno socievole di mio figlio Mark, quando era fuori di testa e prima che riuscissi a portarlo in un manicomio canadese, consistette nel parlare a vanvera e poi tirare una palla da biliardo contro una vetrata in una comune urbana di Vancouver. Solo allora i suoi amici, figli dei fiori, mi telefonarono per dirmi che aveva bisogno di un padre. Dio benedica i telefoni. La defunta madre di Mark, Jane Mary Cox, che era quacchera e come Mark si era diplomata al college quacchero, gli diceva spesso che il suo compito era di salvare il mondo. Lui aveva scelto come materia di diploma la religione e non aveva ancora preso in considerazione l'idea di diventare ciò che poi è diventato, cioè un pediatra. Prima di impazzire, sembrava intenzionato a studiare per diventare ministro della Chiesa Unitariana. Allora aveva 22 anni e io stesso ero un giovancello 47enne, solo 32 anni fa. Quando lo accompagnai con un'auto a noleggio dalla casa con la vetrata rotta di Vancouver a quella che si rivelò un'eccellente clinica psichiatrica privata nella vicina New Westminster, era diventato come minimo un sassofonista jazz e un pittore. Durante il tragitto farfugliava allegramente e in effetti diceva qualcosa, solo che le parole erano inserite in riff vocali degni del suo idolo, John Coltrane. Mentre aspettavamo nell'atrio del manicomio franco-canadese, che va detto aveva il nome terapeuticamente infelice di Hollywood Hospital, Mark affondò le mani in una grossa ciotola di sabbia e mozziconi di sigarette. E quando ci venne incontro un infermiere, Mark si mise a dipingere con le dita sporche sull'uniforme bianca dell'uomo. L'infermiere reagì con la massima cortesia. Alla fine Mark ritrovò la salute mentale, cosa che, a quel che mi dicono, non è successa al figlio dell'attore. Ricordo che una volta, in un negozio di articoli da regalo, ero indeciso se acquistare un grazioso oggetto che era sacro ai seguaci di una fede di cui non sapevo nulla. Scherzando, chiesi alla donna che mi stava servendo se a suo parere mi avrebbe portato sfortuna nel caso l'avessi trattato con scarso rispetto. E lei mi rispose scherzando: «Dipende, direi, da quanti ostaggi lei ha dato alla fortuna». Trovai questa risposta così inaspettatamente efficace e pregnante che ipotizzai si trattasse di una citazione e in seguito sono andato a cercarla. Era una frase di Francesco Bacone e completa suonava così: «Chi ha moglie e figli ha dato ostaggi alla fortuna». Quanto è vero! L'estate scorsa ero seduto in veranda sul retro della casa di uno dei 7 ostaggi che ho dato alla fortuna. Era appena prima del tramonto, le ombre erano lunghe e davanti a noi si stendeva un prato
grazioso ma spoglio, solo in parte di sue proprietà, chiuso a qualche centinaia di metri di distanza da un bosco che si faceva sempre più cupo. E questo ex ostaggio, questo pediatra, questo sassofonista, pittore, scrittore, giocatore di scacchi, padre di due figli adulti, disse che i nostri figli, intendendo i figli dell'America, erano in quel bosco. Mark Vonnegut, medico, che aveva dovuto seguire un sacco di corsi preparatori per poter accedere alla facoltà di medicina, disse che i figli avrebbero dovuto attraversare quel prato, privo di riferimenti, per poterci raggiungere sulla veranda come esseri adulti. Disse che le nuove tecnologie avevano eliminato tutti i cartelli indicatori dal prato, quindi non era più tanto semplice decidere cosa fare della propria vita. E come se non bastasse, c'erano delle mine tra loro e noi. Doc, feci, eri fuori di zucca una trentina d'anni fa. Com'è che adesso sei diventato così ragionevole? E lui rispose, boh, non era un caso grave? Poi Vonnegut è morto nel 2007 e hanno pubblicato quasi subito dopo un volume con una raccolta di suoi discorsi, cose dette in pubblico, via. E la prefazione di questo libro a chi l'ha scritta? Il figlio. E questo mi è parso carino, questo scambio. E allora ho preso il libro, l'avrei preso comunque, ma insomma, però con molta curiosità poi sono andato a vedere la prefazione. E mi ha fatto tenerezza perché il figlio, che nel libro non scrive come il padre, invece la prefazione l'ha scritta come il padre. Che tra l'altro è molto difficile perché lo stile di Vonnegut sembra semplicissimo, ma in realtà è, cioè, replicare quella leggerezza, quella velocità, quella pulizia, no? Vedete che come tutto passa, no? Liquido proprio. Anche quando va a beccare punti roventi, no? E invece lì il figlio, beh, si è cresciuto insieme, comunque insomma, in questa prefazioncina ha trovato questo modo di volare un po' da angelo del padre. E l'ha scritta, e così me ne leggo alcuni pezzetti, un po' perché ricorda, naturalmente una ricostruzione della figura del padre, qua e là, insomma, ricorda il vecchio Vonnegut, naturalmente per l'uomo divertente che era, un po' perché mi piace questo, cioè dice qualcosa del rapporto fra padre e figlio, il fatto che poi al momento buono uno può scegliere la voce del padre, no? Può anche non farlo, ma insomma, però insomma, se vuole può farlo, che io non sarei capace, ecco, che non ero figlio suo, ma insomma. E allora vi leggo alcuni pezzi di questa cosa che lui scrisse, l'ha scritta dopo che il padre era morto e quando uscì questo libro. Scrivere era per mio padre, dice anche delle cose belle sul mio mestiere, quindi per questo ve lo leggo anche volentieri. Scrivere era per mio padre un esercizio spirituale, l'unica cosa in cui credesse veramente. Avrebbe voluto mettere le cose a posto, ma non pensò mai che i suoi scritti potessero avere un grande effetto sul loro andamento. I suoi modelli erano Jonah, Lincoln, Melville e Twain. Scriveva e riscriveva, ripetendo infinite volte a bassa voce ciò che aveva appena scritto, gesticolando, cambiando il tono e il ritmo delle parole. Poi faceva una pausa, restava lì con aria meditabonda, strappava dalla macchina da scrivere il foglio appena scritto, lo appallottolava, lo buttava via e ricominciava da capo. A me pareva uno strano modo di passare il tempo per un adulto, ma ero solo un bambino e ignoravo tante cose. In materia di linguaggio aveva una marcia in più. A 80 anni rotti faceva ancora i cruciverba del New York Times rapidamente, a inchiostro, senza mai chiedere aiuto. Appena gli spiegai che il verbo stava all'ultimo posto, fu in grado di tradurre a prima vista la versione di latino che mi avevano assegnato come compito a casa, senza avere mai studiato il latino. I suoi romanzi, i discorsi, i racconti e persino i soffietti dei risvolti di copertina erano scritti con grande cura. Chi crede che i racconti o i saggi di Kurt gli venissero facilmente o fossero improvvisati non si è mai cimentato in questa attività. Una delle sue storielle preferite riguardava un tizio che faceva contrabbando di carriole. L'aveva inventata lui. Ogni giorno, per anni e anni, il doganiere perquisì accuratamente la carriola di quest'uomo. Finalmente, quando stava per andare in pensione, il doganiere gli disse: siamo diventati amici,
ho perquisito la tua carriola ogni giorno per molti anni. Di cos'è che fai contrabbando? Amico mio, io faccio contrabbando di carriole. Spesso Kurt rideva così fragorosamente delle proprie storielle che arrivava a piegarsi in due, alzando gli occhi con la testa tra le gambe. E se la risata provocava un accesso di tosse, la faccenda poteva diventare anche piuttosto inquietante. Un giorno, e questa la trovo molto intelligente, un giorno mi lamentai perché mi avevano dato solo 50 dollari per un articolo che aveva richiesto una settimana di lavoro. Lui mi disse che dovevo calcolare quanto mi sarebbe costato pubblicare un annuncio di 2 pagine per informare la gente che sapevo scrivere. Chiunque scrivesse o cercasse di scrivere per Kurt era speciale e lui era sempre pronto ad aiutarli. Più di una volta l'ho sentito parlare lentamente e con grande sollecitudine con qualche ubriacone che era riuscito a telefonargli per sapere come si fa a costruire un racconto o una storiella come quella della carriola. Chi era al telefono? Gli chiedevo poi. Boh, non lo so. Quando Kurt scriveva era come se andasse in cerca di qualcosa. Sapeva, perché era già successo, che se avesse continuato a mettere un piede dietro l'altro avrebbe potuto imbattersi in qualcosa di buono e lavorarci su e farlo suo. Ma anche se questo era già accaduto parecchie volte, Kurt non aveva molta fiducia in se stesso. Temeva che ogni buona idea che gli veniva in mente potesse essere l'ultima e che il successo che aveva avuto potesse ridursi a sfumare. Si lagnava di avere le gambe troppo magre e di non essere un buon giocatore di tennis. Non era mai contento, ma non riusciva a nascondere del tutto la gioia che provava quando scriveva qualcosa di bello. I momenti più infelici della sua vita erano quelli, mesi e mesi, e una volta un anno intero, in cui si sentiva bloccato. Le tentava tutte per sbloccarsi, ma era molto diffidente verso la psichiatria, che lo innervosiva. Se non riesci a scrivere con chiarezza, diceva, probabilmente non hai neanche le idee chiare come credo. Se pensate che in ciò che ha scritto c'è qualcosa di sciatto, forse avete ragione. Ma rileggetelo, tanto per essere sicuri. Un ragazzo che diventa maggiorenne nell'Indiana, durante la depressione, decide che vuole fare lo scrittore, che vuole diventare uno scrittore famoso. Ed è proprio così che andranno le cose. Quante probabilità c'erano? E poi c'è una frase che io ho avuto in mente per tutto il tempo in cui ho scritto I Barbari. Adesso ve la leggo. Kurt tirò un piatto di spaghetti contro il muro e si fece subito un'idea di cosa sarebbe rimasto attaccato. E quando scrivevo I Barbari pensavo che stavo cercando esattamente di fare quello, cioè il mondo aveva buttato un piatto di spaghetti contro il muro, io non si capiva più niente, e stavo cercando di capire quali sarebbero rimasti attaccati. Riuscito così così, ma... Quando avevo 16 anni non riuscii a ottenere un posto di insegnante di inglese al college di Cape Cod. Mia madre raccontava di quando entrava nelle librerie e dando un nome falso ordinava i suoi libri perché fossero almeno sui banchi e magari qualcuno li comprasse. All'inizio della carriera anche di buon. 5 anni dopo pubblicò Mattatoio numero 5 e firmò un contratto da $1 milione per una serie di romanzi. Ci volle un certo tempo per abituarsi. Oggi per la maggior parte della gente che Kurt sia uno scrittore di successo e persino famoso è una cosa naturale. Per me è una cosa che molto facilmente avrebbe potuto non verificarsi mai. Diceva spesso che aveva dovuto diventare uno scrittore perché non era capace di fare altro, non era capace di fare l'impiegato. A metà degli anni 50 fu assunto per un breve tempo in una rivista sportiva. Si presentò, gli chiesero di scrivere un breve articolo su un cavallo da corsa che aveva saltato la barriera e cercato di scappare. Kurt fissò il foglio bianco per tutta la mattina, poi scrisse: il cavallo ha saltato quella barriera del cazzo. E se ne andò ridiventando un lavoratore autonomo. Insegnava come narrare storie, insegnava ai lettori come leggere. I suoi scritti continueranno a farlo per un pezzo. Era ed è un sovversivo, ma non nel senso che crede la gente. Era la persona meno stramba che io abbia mai conosciuto. Niente droga, niente macchine veloci. Ha sempre cercato di stare dalla parte degli angeli. Non credeva che sarebbe scoppiata la guerra in Iraq finché non scoppiò. Fu per lui un grande dolore, non perché gli importasse tanto dell'Iraq, ma perché amava l'America e credeva che la terra, il popolo di Lincoln e Twain,
avrebbe trovato il modo di aggiustare le cose. Credeva, come i suoi avi immigrati, che l'America potesse essere un faro e un paradiso. Non poteva fare a meno di pensare che tutti i soldi che stavamo spendendo per distruggere le cose e uccidere la gente in un paese così lontano, facendoci odiare e temere dal mondo intero, sarebbero stati spesi meglio in una pubblica istruzione e in biblioteche. È difficile immaginare che la storia non gli darà ragione, se non l'ha già fatto. Leggere e scrivere sono atti sovversivi di per sé. Quella che sovvertono è l'idea che le cose devono essere come sono, e che tu sei solo, e che nessun altro si è mai sentito come ti senti tu. Ciò che pensa la gente quando legge Kurt è che le cose sono più a portata di mano, e di molto, di quanto si creda. Il mondo diventa un posto un po' diverso solo perché hanno un letto, un libro. Pensa tu. Se dovessi morire, Dio non voglia. Ogni 2 o 3 anni mi inviava una lettera per dirmi cosa dovevo fare nell'eventualità della sua morte. Ogni volta, tranne l'ultima, la lettera era seguita da una telefonata con cui mi tranquillizzava, dicendo che non era il biglietto di un suicida. Il giorno prima che mi spedisse l'ultimo dei suoi «Se dovessi morire», terminò il discorso che doveva pronunciare nell'Indiana per l'apertura dell'anno di Kurt Vonnegut. 2 settimane dopo cadde, batté la testa e ruppe in modo irreversibile il suo prezioso uovo. Perfetto stile Vonnegut. La morte di tuo padre. Dovetti studiare l'ultimo discorso meglio di quasi tutti gli altri perché chiesero a me di leggerlo. Scorrendolo, non potei fare a meno di domandarmi: come diavolo fa a farla franca con cagate come questa? Ma farlo funzionare era il suo pubblico. In 448 mi resi conto che stavo leggendo le sue parole a un pubblico e a un mondo che era follemente innamorato di mio padre e lo avrebbe seguito dappertutto. Questi scritti, quelli che sono poi nel libro, per la maggior parte non datati e tutti inediti, reggono benissimo da soli, non hanno bisogno di commenti da parte mia. Anche se il contenuto di un certo pezzo non mi interessa, date un'occhiata alla struttura, al ritmo e alla scelta delle parole. Se non riuscite a imparare a leggere e scrivere da Kurt, forse dovreste fare un'altra cosa. Le ultime parole dell'ultimo discorso che ha scritto sono forse le migliori che poteva scegliere per congedarsi. Disse esattamente questo: grazie per l'attenzione, io vado. Mark Vonnegut. Emmaus è ambientato in una città del nord, questo si capisce dalle nebbie, queste cose. E naturalmente, essendo io nato a Torino, è facile capire che quella città è Torino, ma non c'è scritto nel libro, ma non per perfidia, ma perché non mi sembrava assolutamente importante. Ma quello però è un punto interessante. In realtà Torino, la torinesità, in parte anche l'essere piemontese, è una categoria dello spirito, solo che italiano quantomeno, solo che non siamo capaci di raccontarlo, di dirlo, mentre la napoletanità, oppure non so, l'essere romagnoli diventa la seconda cosa che ti dice un romagnolo, proprio la seconda. Noi effettivamente non siamo mai riusciti a dire, ma neanche a scrivere un granché su questo, ma invece io ho sempre pensato che nella testa e nel modo di vita dei piemontardi e forse in particolare dei torinesi c'è proprio una categoria del vivere nel nord fisico, geografico, nel nord dell'anima, ed è a livelli altissimi, perché è una roba che viene da generazioni, è stata affinata perfettamente, un lavoro di cesello proprio. Però non riusciamo a dirla. In realtà, a parte Gozzano, che però c'aveva l'età di mio nonno, Fenoglio naturalmente, però un altro che però non è proprio entrato nel sangue della gente. Insomma, abbiamo veramente poche cose. E allora qui volevo leggervi una delle poche cose che sono state scritte molto bene su questa torinesità, che è molto saldata a questi ragazzetti che io ho raccontato in Emmaus, alle loro famiglie, al mondo che hanno intorno e alle aspettative di vita che hanno intorno. E la storia di Emmaus è ambientata negli anni 70, però in realtà sono veramente cose che ci vengono da lontanissimo e andranno anche lontanissimo. Ci sono poche pagine appunto che raccontano questo, io ho scelto queste scritte da Ceronetti. Ceronetti è un altro
E un altro grande vecchio che non ha forse tutta questa popolarità che meriterebbe, uno che scrive molto bene. In un certo modo, quando leggo queste pagine qua sui torinesi, ritrovo il Gadda che parla dei milanesi. Ecco. È uno scrivere molto elegante, acutissimo, precisissimo, con uno humor, come Gadda, diciamo così. È un vecchietto, c'ha più di 80 anni, vive tutto piccolino piccolino, ancora a Torino ogni tanto lo vedi nei ristoranti. Scrive sempre sulla stampa tipo da 40 anni, cioè questi qui collaboratori fississimi. E a un certo punto Einaudi ha pubblicato una raccolta di suoi scritti che ha questo titolo per me significativo, Piccolo Inferno Torinese. E uno di questi scritti che lui ha pubblicato sul giornale negli anni 70 proprio, è dedicato alle ragazze di Torino, alle torinesi. Ed è un ritratto che io posso certificarvi, cioè sono esattamente così ancora adesso, cioè proprio non è cambiato nulla. Lui probabilmente pensava più alle ragazze nei 50-60, ma insomma però non è solo una cosa femminile, cioè non è solo, in realtà nel ritratto della ragazza torinese ci siamo noi tutti, c'è tutto il mondo che viene fuori. E lui con un bisturi perfetto, e quindi vi appioppo questo pezzetto di Torino. Il capitale dell'io autentico, limitandosi a far uscire qualche spicciolo in ironie catramose con uno spesso spreco di parole. C'è anche il timore di scoprire, senza un controllo spasmodico del linguaggio, la propria natura un po' brutale. Perciò parlano sempre con forti riserve, desiderose di portare un colpo e spaventate dalle sue conseguenze. Sensibilissima alle offese, soprattutto alle lievissime, alle inesistenti, la torinese sceglie la replica interiore, l'allusione mutissima, per orrore di una ritorsione troppo forte. Non paura, orrore, perché non è bello. Ma l'offesa senza parole, senza sguardo, già criptica allo stato intenzionale, per un'altra torinese è intelligibilissima, tanto che se ne risente subito e ammassa strati invisibili di rancore in vista di vendette senza corpo e senza fiamma apparente, che un coperchio di cautele pesante come una pietra funeraria non farà trapelare. In questo modo resta dentro quasi tutto e l'effetto è un'accumulazione di fiele irrisolto che disgrega in cotture finissime il sistema nervoso. La torinese ha un modo unico di significare il losco, sesso, sesso più soldi, soldi, ricatti, imbrogli. E questo modo è la frase pronunciata in sospeso: c'è un ambientino. L'accento si fa raccolto e speciale, gli occhi riverberano fiamme di ambientino. L'azienda, la retrobottega, il municipio, la radio, la scuola, l'università, l'altro lato del pianerottolo, il balcone di fronte, non sono che parvenze. La solida realtà è l'ambientino che insidia e corrode tutto. È certo che ogni individuo ha per realtà di sottosuolo l'ambientino. E anche la torinese ha il proprio, del quale diffida, compiacendosene, come di una trappola sempre aperta. L'istitutrice inglese di Giro di vite di James, nella morsa di due bambini corrotti e delle ombre che li seducono, è un esempio di torinese nel labirinto morboso degli ambientini. Denunciano in un appartamento la padrona torinese i pavimenti lucidati a sangue. Testimone di una rabbia epica per trasformare in cristallo di boemia la sorda mattonella. Dopo una lucidatura luciferica, la porta è sprangata a tutti. Chi ha un salvacondotto deve adattarsi a un'umiliante immobilità per non sporcare.
Come ricostituenti preferiscono marsala all'uovo e insalata di carne cruda. A ogni ora nelle loro cucine fumano i decotti degli erboristi. L'idolatria, questo è vero ancora oggi, questa è proprio una roba, l'idolatria del capello a posto le conduce con la frequenza di un tic nervoso dal parrucchiere e chiunque sappia maneggiare un pettine, paralizzare l'ondolio del crine, fa affari con loro. Non penso che questo succeda per consapevolezza dell'importanza erotica del capello. Volerlo così ferocemente a posto indica piuttosto un riflesso maniacale, probabilmente una disperata vergogna di quegli atti sempre illegali, intimi in eccesso, che lo scarruffano. Astuti meridionali hanno purtroppo sostituito con stabili antri tricofili le pettinatrici torinesi a domicilio, che erano il nerbo morale della città. Protagoniste e ascoltatrici ammirevoli di storie sconfortanti mentre scaldavano il ferro e piantavano il bigodino. Madre e figlia sono inseparabili quando si tratta di acquisti importanti. Nei meandri della spesa non si avventurano sole, né di altri si fidano. Davanti alla pezza di stoffa colorata, l'intesa del sangue scatta come un serramanico. Per ricevere la visita del medico, la preparazione è meticolosa. Questo è molto torinese. A casa mia, quando veniva la donna di servizio, prima noi pulivamo, perché veniva la donna di servizio, che non trovasse. Poi qui a Roma ho scoperto altri orizzonti, diverso, qui è diverso. Allora, quando attendevano la visita del medico, la preparazione è meticolosa. Prima di tutto si lava la casa, si fanno brillare i vetri, l'ottone e l'argento, si controllano gli armadi, si cambia la canfora e la naftalina. Poi si rinnova la biancheria, si va a comprare un vestito nuovo, un paio di scarpe e una borsetta. Si torna dal parrucchiere per un ultimo tocco prima della visita, si cerca in tutti i modi di risanare prima dell'appuntamento e di togliere almeno all'infermità ogni sgradevolezza per la vista e il tatto del medico, per evitargli la brutta sorpresa di trovarsi davanti un disordine fisico non abbastanza pulito, offensivo per l'esculapio. Le torinesi invitano a pranzo, ma rifiutano l'ospitalità notturna. L'ospite di notte è un ladro di privatezza, un vampiro di intimità e un portatore di indecenza. Purché non voglia trattenersi a dormire, moltiplicano le attenzioni diurne. Pranzi concessionanti, centrati sul terribile fritto misto, lo saziano invogliandolo a camminare l'intera notte. Neanche un amante, dopo la mezzanotte, è gradito. Sarà più amato dormendo a casa sua. Perfetto. Sono forse le donne più battute dalla solitudine, sposate o no, e tra le più capaci di sopportarla. Nessuna circostanza della vita le trova sprovviste di metodo e arte per affrontarla. E qui è la loro forza. La fortuna ininterrotta della Sala Danze a Torino è dovuta principalmente alle loro solitudini in cerca di una pausa breve. Fino a una ventina d'anni fa c'era in via San Massimo una di queste sale che le insolenti lingue maschili avevano battezzato il menopausa per l'alto numero di piedini maturi e non accompagnati che con lo stesso studio messo nel lucidare i pavimenti di casa venivano a sfregare la pista. Ma è menopausa anche, specie al pomeriggio, allora del tè danzante, ogni pista da ballo non volgare dove si è mantenuto il culto del ballo liscio. In questi balli non hanno rivali. Perfino nella Palermo di Buenos Aires una torinese sarebbe capace di vincere una gara di tango. Il climaterio delle sue donne è l'estrema gentilezza di una città che galleggia sul fuoco del crimine e dell'industria. E queste torinesi dell'ultimo grissino, preparate a capire il coltello, riempie di scandalo l'invasione insensata delle armi da fuoco. La loro età giusta è la critica, e questa è l'età in cui toccano le ambiziose più potere, e il problema dei mezzi di sussistenza non allarma più le ansiose. La torinese, a 25 anni dal Torvo 2000, non riesco a vederla né giovane né vecchia, ma sul crinale. Il menopausa non è sparito, si è tanto ingrandito da avere adesso centinaia di accessi e il ballo liscio, in una illuminazione sapientemente scarsa, è impeccabile. Tutto nelle torinesi si configura climatericamente.
come disturbo e spegnimento graduale, come indipendenza e congedo. La sua è una menopausa senza normali rivolgimenti, che accetta l'avventura autunnale purché ben regolata, aperta sul declino senza voglia di tornare indietro. La nostalgia della giovinezza non è torinese, né passato né futuro. Le abitudini di un tempo statico, di una vita sostanzialmente inerte, che raffreddano l'impeto dei cambiamenti distruttivi nella sfera privata, senza al di là di questa ostacolarlo. Una porta ben lucidata e chiusa, il silenzio glandolare indolore, frapposto a tutela di un'identità che non vuole confusioni. È attiva senza convinzione la torinese, così come elegante senza esibizione. Non rimpiange e non spera niente. Lo so che adesso non avete voglia perché stareste più tranquilli lì ad ascoltare e leggere, ma quando lo scrittore esce dal suo antro, conviene nel caso chiedergli qualcosa. C'è un microfono volendo, non c'è, ma lo sta chiedendo disperatamente la signorina lì. Per chi volesse, quanti hanno letto questo libro? Esame. Come tutto, è piccolo così, ragazzi. Parte che quando uno inizia non può fermarsi. E abbiamo anche alzato le luci per darvi più soggezione. Il libro che ho letto di Ceronetti si intitola Piccolo Inferno Torinese ed è un libricino in Audi che è uscito, non so, qualche anno fa e c'è la raccolta del... credo che siano tutti scritti, se non per la stampa, comunque degli scritti che lui non ha mai raccolto in libro e ce ne sono anche alcuni, perché Ceronetti quando noi eravamo piccoli non lo amavamo tanto perché aveva la fama di essere un po' di destra, pensate all'idiozia totale. Però insomma, non... e lì, anni 70, Torino era un momento anche molto duro. Ci sono stati anche periodi in cui ogni giorno sparavano a qualcuno a Torino, era veramente molto tosto. E ad esempio c'è un suo scritto sulla morte di Casalegno, che era della stampa, era un giornalista guida, insomma, una delle figure più carismatiche. Che fu appunto ucciso per strada, uscito di casa, lo ammazzarono perché accusandolo di essere un servo dello Stato, che era un giornalista che infatti noi giovani percepivamo un po' di destra, non era proprio il nostro idolo, ma insomma adesso naturalmente ripensato a tutto era esattamente quello, cioè uno che cercava di riflettere su quello che accadeva, naturalmente poi era un borghese liberale, insomma, però ed era uno intelligente, per quello che dava fastidio faceva male, diciamo. E Ceronetti scrisse all'indomani un pezzo su di lui. Ceronetti non scrive molto di politica di solito, no? Però c'era questo. È molto bello perché è scritto benissimo. Adesso io, appunto, girando i giornali, no? Anche quando succedono le cose più... c'è molta intelligenza, c'è dell'intelligenza, c'è... Però ecco, questa cosa civile di
quel giorno lì quando sei ancora sotto pressione, quando sei ancora scombussolato da qualche successo, però trovare l'educazione dello scrivere bene, diciamo. L'educazione è anche la fiducia nel fatto che lo scrivere bene da sé significhi qualcosa, significa un controbilanciamento subito all'inciviltà, no? Cioè anche solo il fatto di scrivere bene, hop, raddrizzo. E quindi probabilmente io quell'articolo non lo lessi quel giorno, però qua c'è ed è... lascia il segno. Ho scoperto che in Francia su un articolo di Le Monde 20 anni fa e non era conosciuto in Italia, oh, scusi. No, non molto, perché lui è stato sempre un po' un irregolare, cioè non ha nemmeno mai scritto un libro che uno usa, ma a volte basta uno per... E ricamava invece, e poi aveva questa grande attività, il suo genio si esprimeva effettivamente nelle piccole forme, i giornali di allora soprattutto avevano spazio per questo, ma ancora adesso quando lui... È enorme in Francia, enorme veramente. E lì sono i casi della vita. Sì. Sì, come anche il contrario, c'è gente nostra veramente in gamba che non ha successo, cioè in Francia dice, ma non, nessuno sa chi è. Insomma, sono cose che si incrociano. Però lui comunque nel tempo una sua autorevolezza l'ha avuta. Non a caso gli abbiamo dato l'assistenza legata alla legge Bacchelli, è uno dei nostri grandi vecchi per cui spendiamo bene i nostri soldi. Poi lui a un certo punto ha preso la deviazione del teatro di marionette e si è messo a fare queste cose, sia scrivere i testi, sia poi tutta la marchingegno teatrale, si è appassionato di questo, che naturalmente non è una roba da grande pubblico. È uno che sta bene negli anfratti, d'altra parte è piccolino, sembra un uccelletto quando lo vedi, proprio. E così, è stata la sua vita, è stata così. Ma in realtà poi è sotterraneamente molto amato. Il fatto è che chi lo ama moltissimo sono soprattutto i torinesi, i piemontesi non lo dicono perché sono riservati. E quindi anche i nostri miti, noi non siamo mai riusciti a imporre Fenoglio a nessuno, è pazzesco, che è il più grande. Non siamo riusciti. Voglio chiedere una cosa, se per scrivere di Torino e anche un po' direttamente di te ti sei dovuto un po' allontanare. Fisicamente, dici. Fisicamente. C'è una relazione. Intanto mi sono dovuto molto allontanare come tempo, perché sono passati 30 anni. E poi il fatto di cambiare città, come vedrete nella cosa che leggerò poi alla fine, Vonnegut dice una cosa giusta. Il fatto di cambiare città è una grande fortuna nella vita. Anche perché tu, già dal giorno dopo in cui tu non hai più lo spazzolino da denti là, d'improvviso vedi la tua città, cioè, proprio capisci tutti. E io mi ricordo proprio i primi mesi quando sono venuto a vivere qua, ma avrei potuto anche vivere a Palermo o a Napoli o a Venezia, immagino, ma insomma, però la lontananza fisica, hai ragione, è una cosa che ti rende immediatamente visibile il quadro, diciamo, soprattutto dei tic, le miserie. Sì. Non so perché, proprio perché sai, quando è lontano so chiudi gli occhi e vedi la figura, ecco. Ma anche delle cose belle, devo dire. Per cui uno dei privilegi del cambiare città nella vita almeno una volta è che capisci da dove venivi. E poi parte anche tu come sei fatto, perché poi... Sta di fatto che poi, però neanch'io ne parlo poi tanto. Ho fatto un'eccezione stasera, ma insomma non... Se pensate che a Torino c'è un numero di scrittori pazzesco. Ma non nessuno mai è venuto in mente di fare di pensare che Torino come un movimento, non dico un movimento, ma insomma comunque come un, no, come la musica nelle cantine di Manchester o di Liverpool. Cioè, gli scrittori sono i siciliani, gli scrittori sono i napoletani, no? E invece non c'è una torinesità della scrittura, ma invece statisticamente parlando ce n'è un numero finito. Però non hanno proprio il tratto somatico, cioè lo rendiamo completamente invisibile. Io per lungo tempo ho continuato a mettere nelle mie biografie nato a Torino, anche quando mi sono spostato qua, così per dare il mio contributo. Adesso ho tolto le biografie dei libri, quindi è sparito anche quello, chiuso, finito. Ma tutto bianco, meglio. Come mi è venuto in mente seta, chiede la signora.
Senta, mi è venuto in mente, il punto di partenza dei libri è, alle volte è sciocco. Comunque, un giorno stavo sciando e un mio amico, ma non so perché, ma mi ha detto che un suo avo, non sapeva se bisnonno o cosa, però uno che in famiglia conoscevano, faceva questo mestiere strano che era viaggiare fino in Giappone per comprare le uova di baco da seta. E questo a causa del fatto che in Europa c'era un'epidemia, eccetera, quindi dovevano spingersi molto lontano. E loro avevano le foto in famiglia di questo qui, con Risciò vicino, che faceva questo mestiere assurdo. E poi mi ha detto, ma è diventato anche ricco perché aveva fatto anche i soldi. Questo qui era un mio amico abbastanza legato ai soldi, per cui stava sempre a valutare bene se le cose funzionavano o no da quel punto di vista. Per come... E io mentre ero lì, mi ricordo che stavo lì a sciare, perché poi non se le ricordo, sono come cartoline, toc! E non me ne frega niente del suo avo, però ho visto questo... Perché mi ha detto, tutti gli anni andava, nell'Ottocento, quindi un viaggio pazzesco, no? E allora mi sono visto questo pendolo, tum, 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 e ci ho visto il ritmo di una storia, qualsiasi storia, potevo versare dentro qualsiasi storia. E la cosa che mi colpiva anche era il fatto che lui facesse tutto il mondo di allora, perché allora molto più lontano, c'era tutto il mondo di allora, dal Piemonte al Giappone, e poi tornava con sta roba che pesava nulla, cioè era una roba, cioè vai là, torni con dei container, no, tornava con queste robette qui. E poi lui mi ha detto anche una cosa che mi ha definitivamente incantato, cioè che, e che poi nel libro in qualche modo c'è, che un anno, a causa di rivolte, eccetera, eccetera, lui ritarda, non potevano ritardare più di tanto perché sennò poi queste uova schiudevano. E allora decise di rischiare e di fare il viaggio di ritorno dal Giappone al Piemonte dall'altra parte. E si fece tutto l'oceano e poi passò l'America, e poi, perché aveva capito che poteva essere più veloce, ferrovie, che ne so. E quindi fece il viaggio dall'altra parte, quindi si fece praticamente il giro del mondo. E allora cioè, ti viene, se fai questo mestiere nella vita, ti viene questo qui con queste scatole, immaginavo delle scatole, con della roba così, che attraversa tutto il mondo e non guarda niente, cioè vede l'America, ma la passa solo contando i giorni, le ore, pensando ci arriva, non ci arriva, non ci arriva, e poi finalmente arriva a Mondovì, cioè un posto in Piemonte, cioè, e finalmente alza lo sguardo e dice, sono arrivato in tempo, vai! E difatti poi quando io gli ho chiesto, ma avete niente di sto parente? E sì, abbiamo il diario, dico, ci siamo, abbiamo il diario, abbiamo così. E allora mi diedero questo piccolo diario e quelle due foto che avevano, miserrime, e il diario era allucinante perché era preso il treno alle 8:15, arrivato alle 7, preso albergo Cosmopolitan. Non c'è niente, era stato l'America, Siberia, niente. I conti, comprate 5 scatole, zero, piemontese fino in fondo, ma non una cosa, niente. E allora come rivalso ho detto, adesso la scrivo io la storia, perché se sei così fesso. E così, alle volte i libri nascono da una struttura formale, mi è successo anche altre volte. Cioè, potevamo uscire a cena noi due, signora. E in Francia perché io avevo difficoltà fino a Emmaus a scrivere storie italiane, non riesco, cioè a me quando la protagonista si chiama Marisa mi casca tutto, non riesco, è una roba che mi... Cioè Dario Voltolini, grandissimo scrittore, ha fatto un racconto che ha intitolato Fabio, ecco, io mi sarei suicidato. Ma è un limite mio, perché poi tutti scrivono. Ma non riesco, poi non so, appunto, usciva da Mondovì, cioè, ma invece riesce dalla Villedieu, così mi sembra un pochino più. Poi insomma, ho trovato il suo nome andando in giro a vedere le lapidi in Bretagna, mettevo insieme i nomi, così mi sembra più divertente. Più. Per cui è stato spostato in Francia, dove peraltro filologicamente giusto, perché i francesi insieme agli italiani facevano soldi con quel commercio lì ed erano all'avanguardia, diciamo così. Una domanda su Emmaus, sono qua. Ecco. Nella prefazione di Vonnegut Padre ci sono due paroline che ricorrono spesso in Emmaus, forse è una coincidenza, forse no, ma mi sembra che diano un po' il senso, anzi la postura di questa voce che racconta, che è va detto, va detto, si aggiunga.
Io ho letto il libro, ma insomma mi sono interrogato sul perché di questa ricorsività, di questa formula. Grazie. L'avrò copiata, perché... Beh, è quel genere di cose che uno non è che copia, naturalmente, però sai, se le ami tanto entrano in qualche serbatoio sotterraneo e quando poi tu respiri torna su fuori, alle volte letteralmente, alle volte meno. Certo, il va detto, cioè, quando tu finisci troppo vicino a qualcosa, no? E sei in un posto, sei a una distanza da quello che vuoi raccontare che non è quella giusta, e vuoi tornare indietro, va detto, sono due parole, perché subito più, no? Occorre ricordare che, sei già lontano, occorre ricordare che era la donna della mia vita. Questa frase qua è perfetta, perché c'è insieme il freddo, il caldo, il lontano, il vicino, no? E lui era abbastanza così, c'aveva queste cose molto veloci. Non so, lui ha una roba liquida, ma più che liquida è una superficie liscia, che non ti dovrebbe portare da nessuna parte. Invece la superficie liscia, mattatoio numero 5, uno degli orrori della guerra, bombardamento di Dresda, c'è tutto. Quello è l'agilità, il fatto che lui passava tra, quello lo faceva grazie allo humor. Però ti dico, tecnicamente è difficilissimo imitarlo. Però questa roba, sai, uno piglia lezioni veramente dai libri che ha amato molto, indubbiamente se poi fai quel mestiere pigli lezioni, non lo sai. In Emmaus va detto due volte, più di due, molte volte. Anch'io volevo fare una domanda su Emmaus, ma non l'ho letto, però ho letto il risvolto di copertina qui da queste due sue fan giovanissime. Non c'è il risvolto di copertina. Due righe, sui 17 anni. E a proposito del fatto che scrivere e quindi leggere può equilibrare le cose, a 17 anni, quale libro, quale lettura ha equilibrato un po' quel momento della sua vita che qui pare mitico? Ma io a 17 anni leggevo quelle cose orrende che si leggono a 17 anni, quelle cose inspiegabilmente orrende che piacciono a quell'età lì. Faccio l'esempio classico e limite perché è di tutti, non è solo mio. A me piaceva Hermanesse, cioè io leggevo Narciso e Boccadorno. Adesso, se non riesco a leggere sette righe oggi, cioè, e tutte le volte mi dico, ma com'è possibile? Eppure erano proprio libri che... Dopodiché leggevo anche la Peste di Camus, eccetera, per carità, però certamente c'era anche quel tipo lì di... E poi leggevo tutta una letteratura che indirettamente è citata in questo libro, che è una letteratura, non è una letteratura, ma insomma sono una specie di libri sapienziali ma molto più in giù, diciamo, e che era i libri dell'editoria cattolica, e lì è tutto un mondo. Cioè gli autori che sono delle star totali in un certo mondo e nessuno sa nemmeno il nome se fai un passo fuori. E lì c'erano delle cose, ma adesso a 17 anni ero già un po' tardi, però quando avevo 13 anni, 12 anni, 13 anni leggevo questi libri con una passione veramente... Perché c'era dentro quello in cui noi credevamo, come i ragazzi del libro. Cioè c'era dentro questa idea del senso della vita, diciamo così, collegato a una prospettiva verticale, eterna, però comunque soprattutto c'era questa poesia, questa intensità del senso della vita, che poi non trovavamo invece nella vita, appunto. Ma nei libri era molto chiara. E c'era un gusto, una specie di poesia, diciamo così, molto tra virgolette, che era proprio quello, e che affine a quello delle canzoni che si cantavano durante la messa, che è citato nel libro, perfino al tipo di arredi, al gusto che c'era nella chiesa. E che è un gusto che mi ha sempre molto affascinato, perché naturalmente è un cattivo gusto. Però io ci sono passato dentro e so che è un cattivo gusto e in qualche punto di quel cattivo gusto c'è qualcosa di autentico, che alle volte è più bello di cose ben più degne e più elevate. È una cosa molto strana. Forse questo mi ha dato una fiducia nel kitsch, comunque un istinto a entrare nel kitsch, che è una cosa che accompagna abbastanza tutte le cose che ho fatto nella vita. Cioè non mi tiro mai troppo indietro. Ogni tanto finisco dentro e sono fottuto. Altre volte invece c'è sta cosa che i miei critici non riconoscono mai, ma io sì, e questo è l'importante, che è passare dentro le fiamme e uscire intatti, che è una bella acrobazia, perché alla fine
capacità di stare fuori, a non scrivere non una volta nella tua vita quel tipo di situazione che di per sé è kitsch. Invece forse da Laura è ereditato un po' questo gusto del rischio di provare ad andare dentro nella fiducia che poi trovi una sponda che è il tesoro che stai cercando, diciamo. Forse da quella lettura lì. Mi ha La domanda è: forse Andre ti ha aiutato a uscire dal kitsch? Ma dunque, parliamo del kitsch. Puccini è kitsch? Sì o no? Un po'. Ci impedisce di ascoltarlo? Alcuni. Ma Mahler. Secondo una definizione dell'intelligenza fighetta, culo di gallina, è kitsch, naturalmente. D'altra parte, certo, se fai la vita in situazioni per l'uso, capolavoro, ma ciò vuol dire se ti tieni fuori da tutto dove la temperatura è più rovente, non rischi niente, certo. Cioè, ci sono molte cose che sono... A me Caravaggio sembra un'altra cosa così. Cioè, Caravaggio di per sé c'è troppa luce, c'è troppo personaggio, c'è troppa forza, c'è troppo... Cioè, è sempre rischioso, dopodiché c'è un equilibrio, una misura, ma di per sé è pucciniano, cioè è troppo, dai un attimo più indietro, un po' meno luce, proprio quella posa lì. Cioè c'è una forma di intensità, di spettacolarità che è solo una forma di fighetteria pensare che sia da evitare. Quindi la categoria del kitsch è una categoria secondo me un po' che esiste solo nella testa e nel linguaggio dei frigidi, ma nel linguaggio del mondo... tutta da vedere, cioè, c'è poi naturalmente le cose di cattivo gusto, insomma, ma... Quindi già lì, insomma, starei un po'... Non è così chiaro, non è così evidente, diciamo. Dopodiché, se tu decidi, diciamo così, se tu decidi di raccontare la storia di due che si amano senza mai dirsi una parola e che alla fine scopano attraverso una lettera, sei in un'area rischiosissima. Dopodiché puoi tenerti fuori e fare libri che... O sei un genio, oppure sono libri che... Oppure pensi che sei un narratore e quella storia la vuoi raccontare, e allora lo fai. Da lì in poi è tutto rischioso. Una volta che hai deciso di usare la melodia come Puccini, che non ti fa schifo il forzando e non ti dà... e non ti fa schifo l'orchestra usata in quel modo, e vuoi che esattamente quei due ci mettano 20 minuti a morire, stai pensando che se tu passi in tutto quel mare di merda, di là c'è un segreto, che piace a te e che probabilmente piacerà anche a te, ma soprattutto piace a te. Allora, questa specie di cammino su un terreno molto accidentato è un cammino che ha il suo valore, che naturalmente conosce sconfitte. In Andre c'è un'aristocrazia, sia socialmente parlando, sia nel modo di stare, diciamo, che naturalmente, come per questi ragazzi, rappresenta un modello e rappresenta effettivamente come fosse un'uscita, no? Un'altra cosa, però una forma di bellezza. Forse in quel che dici tu qualcosa di vero c'è, nel senso che forse quell'aristocrazia la cerchi. Per strada la cerchi, non sempre, ma forse una delle cose che cerchi. E se non sei nato così, ci metti molto tempo a trovare tutto questo. Però io voglio anche dire che per lunga parte della mia carriera, in tutte le cose che ho fatto, non solo i libri, non è stata la cosa che è stata più importante per me, stare attento a non spaccare le uova. Ecco. La cosa più importante per me è stata provare a trasportare più uova possibili, perché c'avevo questa idea di intensità, diciamo. E quindi ogni tanto le ho spaccate, naturalmente. Io ogni tanto leggo dei pezzi dei miei libri, ma tutti gli scrittori, però leggo dei pezzi dei miei libri che trovo libri costruiti bene, con alcune cose molto belle, però ci passo in pezzi in cui dico, dai, però questo è proprio un po'. E poi quando arriva il lettore mi dice, io questa frase l'ho scritta sulla mia parete, ed è una frase che io ormai odio. Naturalmente ce l'hai, però... Ho vissuto, non so come dire, cioè ho fatto le cose che volevo fare. Ci sono andato con un certo coraggio e più delle volte penso di esserne uscito
Bene, non vorrei diventare uno scrittore. Cioè, a me piacciono anche molto alcuni libri, mi piace da lettore, ok, questi qui con questo equilibrio, questa... Però non è l'unica cosa che siamo chiamati a fare quando scriviamo libri, non è l'unica acrobazia, non è l'unica e non c'è ragione perché debba essere considerata più alta, ecco. Per cui la freddezza è una cosa che spesso coincide con il cosiddetto buon gusto, che poi non è così, ma insomma. E la freddezza spesso è una forma di vigliaccheria, è una forma di dribbling, è una forma di allontanamento dal cuore delle cose. Io non penso di aver mai avuto paura di quello. Ho pagato, ma insomma, sono contento. Io avevo una curiosità, però prima... Dove sei? Qua. Ah. Però prima volevo riallacciarmi a questa cosa che dicevi tu e dirti che se qualcuno mi chiedesse che cosa mi è piaciuto più del tuo libro, dovrei dire gli arredi. Non è che la so spiegare molto bene questa cosa, però mi viene in mente a quelli che dicevano una volta, che commentavano i fumetti pornografici e dicevano, cioè i fotoromanzi pornografici, e che dicevano, ah ma cioè, fantastico, cioè, guarda la, che moquette, guarda che carta da parati, cioè ma guarda che cose pazzesche. Sì, chiaramente era una cosa ipocrita, però è vero, cioè... Quelle moquette, quelle carte da parati, quelle cose restituivano, quegli oggetti restituivano l'ambientazione, restituivano il sapore. E così la stessa cosa, devo dire, l'ho trovata in Emmaus, che insomma è una cosa fondamentale, nel senso che se tu riconosci la scena ti ci puoi calare meglio. E vabbè, questa era una cosa che ti volevo dire, che mi era piaciuta moltissimo. Invece la domanda era una curiosità, volevo sapere se per caso ti era capitato di leggere Indignazione di Philip Roth. No. Perché in Indignazione c'è un personaggio che ha meno importanza di Andre in Emmaus, è un personaggio che si chiama Olivia, cioè, ha meno importanza rispetto al numero di pagine che le vengono dedicate, e che ha un meccanismo molto simile rispetto a quello che fa, che catalizza tutto il movimento fra i ragazzi di Emmaus. Questo no, cioè, completamente, sto dicendo questa cosa, cioè, i due libri sono usciti perlomeno in Italia a distanza di 2 mesi l'uno dall'altro, e sono tutti e due bellissimi e molto diversi. Però è veramente singolare leggere due libri... Com'è? Quella del college, Olivia, che è un personaggio indimenticabile, così come è indimenticabile anche Andre, e penso che forse ci potessi dare un'occhiata. Finisco Benny e mi metto a leggere questo. Sugli arredi sono contento, ti ringrazio, perché ce n'è pochi e quindi vuol dire che sono scelti bene. Traduco per tutti. Una piccola curiosità, quanto scrive per lei stesso, per me stesso, e quanto per il pubblico che mi legge. Ma è una roba su cui a scuola parliamo molto, e io cerco sempre di dire la mia, perché... non so, per me c'è una base che è il mestiere, e cioè, come il falegname, se faccio un tavolo... Non sono un designer, sono un falegname, quindi faccio un tavolo su cui la gente possa mangiare. E per quanto riesco a fare, faccio un tavolo che la gente possa usare, che sia anche però solido, che poi non sbattono con la gamba, che l'altezza sia giusta, sto molto a misurare l'altezza, e poi la sedia, il rapporto fra la sedia e il tavolo. Cioè voglio che siano, che lo possano usare, e lo possano usare per come sono fatti, non per come sono fatto io, diciamo. E questa è la base... È come una cosa che accendo ogni volta che accendo il computer. Cioè un'idea di fondo che questo sia un mestiere che costruisce oggetti a misura della gente, diciamo. Fatto questo, e questo è tecnica, che è quello anche che poi riverbera spesso come limite di quello che io scrivo, cioè l'attenzione, cioè dico il tavolo è troppo proporzionato alla sedia, cioè è perfetto, che libro è? Manierismo, comunque c'è tutta una serie di parole con cui...
con cui in parte viene ricevuta questa attenzione al, all'aspetto di mestiere, artigianale del mio mestiere. Dopodiché non mi metterei mai a scrivere un libro se, se quella storia lì, quella voce lì non fossero per me, diciamo. Li scrivo per me. Mi è accaduto anche di scrivere libri nella convinzione che il pubblico non li avrebbe mai amati, mai incontrati, ma avevo bisogno di scriverli e avevo un istinto a raccontare esattamente quella storia e niente avrebbe potuto fermarmi. Poi in realtà non capiamo molto di come il pubblico reagisce, quindi c'è sempre una certa discrepanza da quello che ci aspettiamo e quello che succede. Però ho anche scritto libri in cui per strada, ma questo è uno, per strada ho pensato spesso... sarà un tavolo su cui non sarà facile mangiare, però potranno mangiare, ecco, questo sì. In genere però sì, scrivo cose che a me piacciono, cioè io non rinnego nulla. Anche naturalmente chi ha un successo particolare, di solito, giustamente, insomma, nella percezione collettiva, si ipotizza sempre un surplus di furbizia o di disponibilità ad andare incontro, diciamo, al gusto, no? E io questa roba qua... non so, non mi convince. Cioè, come dico ai miei allievi, quando la Tamara ha scritto vado per ti porto al cuore, le piaceva, vado per ti porto al cuore. Cioè, loro non ci credono, pensano che si è messa a tavolino. Perché quello è un caso particolare, perché lei prima aveva scritto delle cose molto belle in altro modo, diciamo. No? Per cui questa svolta è stata veramente... E poi ha avuto questo successo che non... è molto più che un successo, cioè proprio sono quei libri che esplodono, no? E quindi, non so, i ragazzi che arrivano alla mia scuola, che sono ragazzi comunque più o meno colti, comunque che hanno quella roba in mente, quindi non sono così, gente che ci riflette sulle cose, ma loro tranquilli, beh, quella lì è un'operazione. Ecco, io continuo a dire ai miei allievi perché ci credo che non esistono operazioni ispirate a tavolino, ecco. Nel nostro mestiere, salvo forse alcuni thriller, vabbè, d'accordo, ma lì già parliamo di un altro tipo di prodotto. Però in generale noi facciamo cose che ci piacciono, dopodiché possiamo anche prendere, ma si pensa molto poco a quello che, la scrivo così perché, ecco, no, quello no. Un desiderio che ho scoperto per strada è che la gente non, che la gente piaccia qualcosa che io faccio, non sempre la stessa cosa, ecco, per favore. E infatti se uno segue un po' i miei libri scopre un po' questa forma di irritazione per cui se qualcosa è piaciuto, io tendenzialmente poi dopo ne faccio una che è il contrario. Cioè dopo Seta, per esempio, che era questo libretto lineare, piccolo, senza asperità strutturali né linguistiche particolari, avrei dovuto scrivere altre 5 se volevo fare quello, se volevo solo prendere soldi nella vita. E il libro dopo è forse il più complesso che ho scritto come struttura. E lì c'è proprio una sovrabbondanza di irritazione proprio. Mi ricordo che le prime 10 pagine... del libro, sono, non so se qualcuno di voi l'ha letto, è il mio miglior libro, quindi leggete, sono tre storie, una di fila all'altra, senza pausa, proprio una schiacciata contro l'altra, senza che sia data nessuna indicazione al lettore per orientarsi troppo, cioè il tavolo veramente scomodo, proprio scomodo, troppo scomodo, a me faceva godere da morire, però c'è anche proprio quel fastidio lì, mi ricordo che il mio editore di allora mi... un po' cautamente, perché dopo che incassi una certa cifra le osservazioni te le fanno molto meno. Perché... però molto cautamente mi ha detto, ma se potessimo isolarle queste tre storie, cioè mettere solo uno spazio bianco fra la prima, la seconda e la terza, così almeno si orientano un po' meglio, sanno che è cambiata la storia, perché se era tutto... E mi ricordo che ho detto, ma neanche per sogno. Risultato, abbiamo venduto un quinto. Però mi piaceva così, lo volevo così, ho cercato così. Ecco, anch'io volevo chiederti qualcosa a proposito di Emmaus, eccomi qua. Alza la mano. Ciao. Ciao. Ecco. L'ho letto e anche tutto d'un fiato. Forse però anche per questo alla fine mi sono chiesta se ma avrò capito quello che voleva veramente dire, no? Una cosa ti volevo chiedere, siccome tratti di un tema abbastanza complesso, no? Penso quello della fede, insomma, del rapporto con la Chiesa, no? Di questi ragazzi molto praticanti, ferventi, eccetera, no? Ne parli in un modo, forse almeno al mio parere, un po' contrastante, cioè a un certo punto dici che sono che ripetono un po' la tradizione dei padri, no? Che sono
che ridisegnano un po' quel formalismo appunto dei praticanti. Altre volte invece ne parli come dei un po' folli, no? Un po' di questa genialità un po' folle. E allora mi sembrava, non li ho inquadrati bene, non li ho disegnati benissimo, quindi su questo volevo che magari approfondissi un po'. E poi mi è dispiaciuto un po' questo disegno anche della Chiesa, un po' stereotipato, un po' di questi preti, sempre un po' pedofili, un po' così, ma un po' calata sta cosa. Ma la roba della, della contraddittorietà di questi qua è perché è una cosa che io me la ricordo molto bene e secondo me non è nemmeno tanto legata al fatto di questi qua religiosi, cioè una roba dei, dei 16 anni, dei 17 anni. A un certo punto nel libro c'è un malato che se la prende con uno di loro perché, perché l'altro si droga, così, no? E fa questa domanda, ma chi cazzo siete? Ma chi cosa siete? Ma chi cazzo siete? E il protagonista gli dice noi siamo tutto. E io mi ricordo bene questa roba che eravamo tutto, ma non noi in particolare, cioè a 16 anni sei tutto, in generale. Cioè il fatto che tu possa andare di qua o di là è veramente una cosa che in parte è legata al caso, in parte a una storia sicuramente tua, ma potevi anche essere altro. C'è questa sovrabbondanza di energia, di intensità, di forza mescolata a debolezza, però hai l'impressione di una biglia che uno scossone la tirerà poi lontano chilometri, ma in quel momento può andare veramente ovunque. E questa apertura totale, che mi ricordo come una sensazione anche orrifica, ma naturalmente anche bellissima, non l'ho mai più avuta nella vita quella roba lì, secondo me è uno dei marchi di quell'età lì, diciamo. Per cui è vero che loro sono le due cose, la capacità con cui si potevano fare allora alcune cose, il contrario assoluto di quelle cose nell'ambito di una vita, è una cosa che esiste anche, per quel che ho capito io, esiste anche quando tu sei più vecchio, ma non con quel candore, diciamo. Cioè, dopodiché c'è anche l'ipocrisia, c'è anche le doppie vite, per carità, ma è tutto più una roba più studiata a tavolino, cioè più una roba. Invece lì c'è proprio la. Semplicemente che c'è troppa vita per una sola, e quindi proprio pigiano da tutte le parti. E da qui questo senso un po' di contraddittorietà. E i preti, beh, qui i preti sono abbastanza sullo sfondo, diciamo. Non è un libro sui preti. Forse non c'è nel libro, e forse non è stata una cosa giusta, non c'è nemmeno una figura di prete profeta, che c'erano naturalmente. C'era anche una prima idea del libro, compariva effettivamente questo qui a un certo punto, però non mi sembrava così, non riuscivo bene a inserirlo, non so. Per cui ecco, manca quello. Per il resto questa presenza, diciamo, dietro, sopra, questa presenza un po' silenziosa, i preti, secondo me quello che c'è nel libro è abbastanza quello che io conoscevo allora e che ho visto poi anche nella vita di altri. Questa cosa della pedofilia, ad esempio, che noi crescessimo senza grandi traumi legati a questa cosa, ma con questa ovvietà, che naturalmente c'era anche questa componente legata a quello singolo, non era una roba, per carità. Però era una delle cose che faceva, ma senza episodi clamorosi, però nel rapporto che c'era, comunque c'era qualcosa sempre, c'era del desiderio, i rapporti che si hanno nel mondo religioso sono molto erotici, di tutti i tipi, cioè tra fratelli, non fratelli di famiglia, cioè tra fratelli di fede, cioè in realtà è una cosa molto fisica, molto. Quelli sono ragazzi anche di 13, 14, 15, 16, 17 anni, cioè la dimensione fisica di questa roba in realtà è fortissima, in tutti i sensi, positivo, negativo, che ti può dar fastidio, che ti può scioccare, che invece può essere un'apertura, per carità. E il tutto tenuto dentro dei confini di galateo morale invece micidiali, no? Per cui è molto affascinante, cioè quanto quel mondo sia effervescente da un punto di vista della passione, della fisicità, dentro uno schema in realtà piccolissimo, perché non c'erano molte cose che si potessero effettivamente fare, è una cosa che io trovo molto affascinante, una specie di gorgo di intensità di vita, ecco.
cosa che mi ha sempre molto, me la ricordo molto bene, e già allora mi affascinava molto. Però non ci sono, nel libro non è che ci siano molti giudizi morali, ecco, non è che ci siano dei cattivi, non so se hai notato. C'è un habitat, c'è una giungla dove sono spini. Sì, sì. Però i preti sono una delle categorie più amorali che io ho conosciuto in vita mia. Ma non lo dico polemicamente, cioè hanno una capacità di stare loro proprio, in una specie di intercapedine dove non è molto più secca la moralità laica, ecco, per dire. Mentre invece il prete sta un po' sospeso, no? Poi spostiamo il microfono da questa parte. Allora, ti volevo chiedere, cioè il primo libro, il primo dei suoi libri che ho letto è stato Castelli di rabbia e mi ha colpito talmente tanto che non ho potuto fare a meno di rapportarlo con tutti quelli che ho letto in seguito e ho notato in Emmaus che c'è stato un cambiamento, mi è sembrato più razionale, più controllato, non so neanche, cioè mi è dispiaciuto anche un po' da una parte perché gli altri sembravano dei sogni, cioè mi sono piaciuti veramente tanto, complimenti. Comunque, più razionale, più controllata, e mi chiedevo se questo cambiamento fosse intenzionale o le fosse venuto spontaneamente. E mi chiedevo anche se il suo approccio alla scrittura fosse controllato, nel senso che le scrivesse con un progetto razionale oppure lasciandosi trascinare dalla scrittura in sé, non so se mi sono spiegata. No, io sono piuttosto razionale nella costruzione dei libri, sicuramente ci sono degli scrittori più liberi, diciamo. Io invece effettivamente, anche quando scrivevo Castelli di rabbia, ma avevo esattamente in mente lo schema, la cosa, sembrano tutti sparati, esplosi, ma è un'esplosione più o meno controllata, comunque che regolavo. Anzi, è una delle cose che mi piace del mio mestiere, l'aspetto costruttivo, d'architetto proprio, tac, tac, tac. Quindi una certa forma di controllo deve avere. Poi non scrivo da ubriaco, cioè quando scrivo sono quelli lì che... proprio un farmacista. Quando scrivo di notte poi rileggo al mattino, perché già la notte mi dà un po' di sospetto che ci sia un po' di... Quindi in realtà sono molto... ci sono tutti dei numeri sotto, non so come dire. È una roba piuttosto razionale. E sì, naturalmente Emmaus è differente da tutta la stagione Castelli di rabbia, Oceano Mare, e che grazie a Dio passa il tempo e secondo me cambia l'idea di bellezza, non è una roba di poetica, cioè non è una convinzione teorica, è che ti incomincia a piacere una certa linea, una certa... Ed è anche possibile che più uno diventa vecchio, più apprezzi il rigore, diciamo l'essenzialità. Però soprattutto proprio che godi a vedere una forma diversa. Io ho iniziato a scrivere proprio per... cioè la cosa con cui io sono arrivato nel mondo dei libri è con questa idea di libri che avessero un'energia rutilante, no? Sia nella somma di storie, sia nelle molte scritture messe insieme. Sarebbe stato impensabile per me scrivere un libro con una sola scrittura, come è successo con Emmaus. E quando l'ho fatto con Seta mi sembrava infatti un libro inutile, perché ha scritto con una sola scrittura. Boh. Perché allora era quello che mi faceva piacere, proprio. E quando ho scritto City ho cercato di mettere le due cose insieme, perché già lì mi si affacciava un po' l'idea che invece anche quando pieghi un pezzo di ferro e lo pieghi, e questo è bellissimo. Non è che devi fare la cancellata, no? Cioè proprio solo, no. E allora City è forse il libro in cui queste due cose sono più una dentro l'altra. E non so, ti si modifica nel tempo l'idea di bellezza. E la cosa che è difficile fare è rimanere fedeli all'idea di bellezza che hai in quel momento, ecco, diciamo così. Perché magari tu non lo sai fare, però il pezzo semplicemente di ferro ritorto così. Cioè devi impararlo a fare, insomma. E allora per me questo libro è importante perché mi sembra che avevo in testa una diversa bellezza, l'ho aspettata e a un certo punto sono riuscito a farlo, ho preso il pezzo di ferro, portandomi dietro credo gran parte del mondo delle cancellate che facevo prima, ecco, diciamo, penso.
E poi immagino che per i miei lettori sia un tipo di approccio diverso. Magari potresti provare a rileggere Emmaus fra una ventina d'anni. Buonasera. Ah, scusi. Ah no, mi hanno dato il microfono. Sì. Salve. Senti, io vorrei raddrizzare un attimo il tiro di una domanda che ha fatto una ragazza lì. Una brevissima premessa. Lei è uno dei miei scrittori italiani preferiti, quindi il mio intervento di adesso magari, ecco, controbilancia questa affermazione, nel senso, ho letto il suo libro e quando l'ho chiuso non sembrava di aver letto un suo libro. Era una prosa totalmente diversa dalla precedente. Come ha detto lei prima, forse si è avventurato in non solo tematiche, ma anche in una tematiche differenti, ma anche in una durezza di scrittura differente. Credo che i libri, insomma, gli scrittori aprano i libri e non sempre riescano a chiuderli. Questo libro probabilmente lei l'ha chiuso, ma non credo sia riuscito a chiuderlo. L'ha chiuso in 3-4 righe, adesso non voglio qui citarle, ma il senso fondamentale è che questo libro parla di fede. Ora, ecco, non vorrei appesantire troppo l'intervento, però questa distanza, ad esempio, abissale tra l'essere umano e Dio, se me la spiega Kierkegaard, magari ha le corde per farlo, o ad esempio questi personaggi che non credo le siano riusciti appieno. Prima si citava André, io non penso che André, insomma, rimanga così tanto nella testa come, non lo so, un professor Taltomar o un professor Mondrian Kilroy, un Gould, proprio perché secondo me, ecco, non so come dirle, se mettiamo un avvocato a correre i 100 metri non ce la fa. E quindi, ecco, no, le volevo semplicemente, insomma, chiedere, ma forse, ecco, se lei vede un punto di domanda nel mio intervento mi risponda o no. Però, lo vedo. Lo vedo, lo vedo. Però, no, ecco, per concludere, insomma, Salinger diceva che gli scrittori che ci rimangono sono quelli che alla fine del libro ci viene voglia di chiamare. Ecco, non, insomma, non l'avrei chiamato. Non mi hai chiamato. No. Grazie. Beh, naturalmente la domanda potrebbe essere tradotta così: cosa cazzo ti è successo? Torna a fare quello che sai fare. Ma sì, penso che sia possibile. Quando lo scrivevo pensavo, chissà quanta gente dirà, ma certo, Taltomar era un'altra cosa, Mondrian Kilroy era un'altra cosa. Però, ripeto, uno fa le cose che deve fare, non c'è altro modo di fare il mio mestiere, di fare le cose che in quel momento pensi che siano belle e cercare di farle quando sei in grado di farle. Naturalmente non sei mai in grado di farle, ma il mondo che avevo in mente io quando ho scritto Castelli di rabbia l'ho poi stretto veramente quando ho scritto City, anni. Però Castelli di rabbia è un libro che è forte, comunque, cioè c'era già molto di quello che avevo in testa. E forse anche qualcosa di più che probabilmente non sono più riuscito a fare dopo, perché il primo libro ha sempre una ricchezza, un'effervescenza particolare. E posso solo dirti che sì, può darsi. E che se io mi metto lì, metto Emmaus sulla mia scrivania e lo guardo, invece penso che è bello, è forte, e che tutto quello che c'è davvero, diciamo, che non c'è spreco, che ci sono delle linee, per andare dal punto A al punto B ci sono delle linee che amo. Una volta forse avrei fatto linee diverse, invece quel modo di disegnare che c'è in questo libro è un modo che mi piace molto adesso, dove riesco a trovare, io trovo una forza in cui credo, diciamo, e quindi sono sereno e tranquillo. Però naturalmente, come moltissimi miei libri sono apparsi a molti esageratamente, no? Non molti si sono portati nel cuore tanto, ma ecco, voglio dirti questo. è possibile. Ma non è che hai ragione tu, hai ragione io, questo è difficile dirlo. Però è importante quello che uno pensa, lui, quella che l'ha fatto. E io trovo che invece è bello. Io vorrei fare due domande, una a Baricco, direttore di una scuola di dove scrittura, sei? E l'altra a Baricco, solo qua, ah. E l'altra a Baricco scrittore. Quella della prima domanda è,
Quando ho letto Ceronetti ho provato un senso profondo di nostalgia, perché mi è sembrata una scrittura così lontana da quelle che si legge negli scrittori di oggi, che mi è sembrato proprio il tempo perduto alla Proust proprio, no? E tranne rarissimi casi, ne cito uno che è recentissimo, che è Angela Bubba con La casa, che scrive in un modo assolutamente lontano dai nostri tempi, e forse questo la rende più attraente di tante scritture seriali. E ascoltando quel pezzo mi è venuto ho pensato alla scuola di scrittura e mi sono chiesto, degli scrittori o aspiranti scrittori che avranno circolato nella tua scuola, quelli che poi avranno anche pubblicato, c'è un tratto comune, ricorrente, che tu trovi nell'approccio alla scrittura, un tratto positivo e un tratto negativo tra gli scrittori, diciamo, di ultima generazione? Questo per quanto riguarda l'aspetto del, diciamo, del direttore della scuola e quindi del critico. Per quanto riguarda invece il baricco scrittore, che io non ho letto Emmaus, sinceramente, ma forse lo farò presto, e mi sembra di capire che il tema della fede sia uno dei temi dominanti del romanzo e mi sembra di capire che il contesto sia anche quello degli anni 70. Allora, da lettore potenziale che però ancora non ha letto il libro, mi chiedo perché il tema, cosa ha spinto Baricco a trattare un tema così complesso e delicato come la fede e che cosa lo ha spinto a scegliere gli anni 70? Cosa c'è negli anni 70 che ha trovato interessante, forse per poter leggere anche il mondo contemporaneo, oppure magari semplicemente per fare un passo indietro e quindi lavorare su quel tempo che magari era significativo per il tipo di storia che doveva raccontare. Grazie. Ma la prima domanda, anch'io ho quell'impressione lì quando leggo Ceronetti, quando leggo Gadda, ho pochissimi contemporanei, cioè di un galateo letterario che è andato frantumandosi, diciamo. Questo è indubbio. Vogliamo chiamarli degli stilisti, vogliamo chiamarli degli esploratori veri della lingua italiana, non so, però certamente lì leggi un'eleganza e una bellezza, di nuovo, che si tira dietro veramente l'aggettivo letterario. Dopodiché, sai, l'importante alla fine, secondo me, è che i libri siano forti, cioè che pronuncino i nomi delle cose, diciamo. E c'è anche da dire che gli ultimi 100 anni, 70, 80 anni di libri scritti ci hanno dimostrato che si può raggiungere una forza altissima e pronunciare nomi di cose con una perentorietà e una bellezza, pur non ricorrendo a questa forma di eleganza o di sovrauso della lingua. Perché alla fine Hemingway ci ha fatto capire una volta per tutte che si poteva fare usando, non so, 400 parole, con una frase molto più elementare, eccetera. Quindi credo nel fatto che l'intensità e la forza all'interno della nostra tradizione letteraria sia migrata, ecco, venendo via da questi posti, e sia migrata altrove, trovando pochissimi autori che sembrano rappresentare un po' addirittura la sintesi di tutto questo, ma veramente pochissimi. E quando penso a degli esempi di bello scrivere oggi, cioè di galateo letterario, mi viene in mente, non so, per dire Bolaño, come scrive, che non ha niente a che vedere con questo. Eppure io posso riconoscere veramente la bellezza dello scrivere contemporaneo. E quindi so di cosa parli, me ne accorgo anch'io, non lo vedo come un'apocalisse o una fine del mondo, ecco, se dovessero anche perdere completamente, penso che in realtà non perdiamo in forza, non perdiamo in autorevolezza, stiamo migrando dove la forza è in quel momento, diciamo così. Oltretutto questo modo di scrivere è indubbio che proprio per come è fatto si autocelebrasse, no? E quindi nell'autocelebrazione perde anche un po' di capacità di andare a stropicciare mondo vero, perché praticamente stropiccia se stessa la scrittura. Fino a un certo punto ancora ogni tanto trac, andavano con questa scrittura a beccare il cuore, cadda su tutti, trac, c'era lì. Però sai, intanto Hemingway,
Gerald, ma poi Céline dall'altra parte con questo suo parlare così, boh, ero lì che vado via per fare a pezzi tutto il galateo letterario, e poi Salinger, e poi Carver, cioè sai, lì tutte mazzate in cui ti dimostrano che non va perso quasi nulla una volta che tu ti congedi comunque da quell'eleganza. E per quanto riguarda i ragazzi, c'è di tutto, dalla scuola esce di tutto. Una delle cose di cui io e gli altri che la facciamo siamo fieri è che, per quanto riguarda quelli che scrivono, che escono scrivendo libri, io potrei metterti di fianco uno all'altro questi libri e tu non sembrano venire da un'unica matrice, mai. Dato che una delle grandi accortezze della scuola è sempre stata quella di non dare modelli fissi, cioè di mantenere più ampio possibile il margine e di aiutarli a scoprire la loro voce, qualsiasi essa sia, quindi noi lavoriamo solo in quella direzione lì. E per noi è un motivo di grandissima soddisfazione, però io veramente ti potrei mettere di fianco uno all'altro gente che è proprio... E c'è di tutto, dovessi dire francamente, abbiamo di tutto, tutte le strade che puoi immaginare, poi le calcano meglio o peggio, però li vedi partire in tutte le direzioni. D'altra parte ho scoperto di recente che che compagni di classe in un corso di scrittura creativa sono stati anni fa, stessa classe, vicini di banco, Dan Brown e Foster Wallace. Questo dovrebbe per una volta per tutte togliere qualsiasi dubbio sul sospetto del fatto che le scuole uniformino. E quindi, no, da quel punto di vista lì non ho dubbi. La parte invece della domanda che mi riguardava era... Ah, la fede. Ma la fede c'era anche un po' nella sua domanda, c'era questa cosa, ma insomma, poi occuparti di Dio, della fede, insomma, è stato... Ma, insomma, intanto la fede è una cosa, il rapporto di Dio, il re, Kierkegaard, naturalmente, per carità, però la fede è anche una cosa che tu ti svegli al mattino e ti metti un paio di jeans invece che un altro, soprattutto quando hai 16-17 anni. E alle 6, invece che andare in quel posto là, vai a curare i malati all'ospedale. E scopi in un certo modo. E il maglione in un certo modo. E le tue amiche sono fatte in un certo modo. Questo non è meno importante di qualsiasi cosa tu possa leggere sul tema della fede, eccetera, eccetera. E lo scricchiolio di tutto questo è una cosa quotidiana, cioè accade un martedì, accade un giovedì, è una cosa lenta. Accade nello sguardo di una volta di tuo padre, accade nel modo in cui allunghi le mani sulla tua fidanzata, uno scricchiolio molto affascinante, ma di fatto di cose che sono fisiche, che sono quotidiane, elementari, per cui non, perché no? Dopodiché c'è anche questo fatto che, insomma, se ti devo rimproverare, come tu mi chiedevi, una cosa alle nuove generazioni, è la FIFA, cioè non hanno, non FIFA 2010, il gioco, gioca mio figlio, cioè l'assenza di coraggio alle volte, cioè... Io mi ricordo quando ho scritto Oceano Mare, che avevo annunciato alla mia editor che volevo fare un romanzo di mare come quelli di Conrad, Melville, eccetera. E lei mi aveva guardato un po' così. Perché sembrava che uno non potesse più scrivere romanzi di mare dopo che l'hanno fatto quelli là, no? Cioè, poi era un naufragio, eccetera, no? E così come in questa storia ho voluto fare... tutta una parte importante sulla prima guerra mondiale, su Caporetto, eccetera. No, allora dopo Emmy, quello si può fare la prima guerra mondiale, Caporetto, un romanzo su Caporetto, e poi Malaparte, eccetera. Ecco, questa roba qua, che allora uno deve dribblare tutto, e alla fine fa i libri sul cognato che ha la passione del poker, ecco, questa roba qui. Cioè, per cui alla fine racconti le cose che hanno palpitato nella tua esperienza o in quella di altri che hai conosciuto, non è che ti spaventi, perché è la fede, ah beh, la fede no, beh, sono la fede, perché sperna no, no, perché, ecco, questo, no, questo non ce l'ho minimamente proprio. Sì. Ah, abbiamo già un microfono là, scusa. Buonasera, io questa domanda diciamo che viene un po' da lontano, perché... Ti leggo da tanti anni, ho letto tutti i libri, tranne appunto Emmaus, che spero di leggere comunque, e è una domanda che è un po' come un imbuto pieno, perché è un pensiero che al di là dei contenuti che sono cambiati nel viaggio di tutti questi libri, che sono tutti profondamente diversi, è un punto interrogativo che riguarda l'ottica della scelta linguistica, del linguaggio. Dove si capisce chiaramente che c'è una
casualità naturale dell'incontro delle parole che a mio avviso, a mio modesto parere, sfocia comunque sempre in un'eccellenza espressiva. E proprio a proposito della scelta delle parole, che poi danno sempre un'immagine molto nitida e come tutte le immagini chiare sono poi difficili da descrivere e riprodurre, la chiarezza linguistica che utilizzi, che comunque ha la sua complessità, appunto non casuale, mi chiedo con quale frequenza senti che sono le parole a venirti incontro, a cercarti, e con quale frequenza invece sei tu a cercare le parole precisamente, nel ritmo, nel suono, nelle virgole, nelle punteggiature anche esplicite. Spero di essere stata... Ma diciamo che il lavoro difficile che a me piace è cercare la voce per ogni singola storia che mi viene da raccontare. Quando ci sono libri costruiti con diverse storie, spesso uso voci differenti, soprattutto Oceano Mare, Che se di rabbia, City, ce ne sono non so quante. Sono libri, dei patchwork, costruiti con voci differenti. Allora, sentire la voce, ricostruirla, dargli unità, eccetera, questo è il lavoro che faccio prima. Dopodiché, quando sono lì dentro, da sé viene un lessico, un vocabolario, una ritmica, un aspetto formale, frase corta, frase lunga, che si portano dietro delle conseguenze, diciamo. Cosa che, una volta che ho trovato la voce, non mi fa grande fatica. E ogni voce si porta dietro un modo diverso di dosare le cose. Ecco. Ad esempio, se scrivi Emmaus in quel modo lì, cerchi le parole con più accuratezza, ma non perché devi scrivere meglio, ma perché spari solo due volte. Se tu apri così Castelli di rabbia, solo in una pagina spari 12 volte. E allora vai in automatico che devi alleggerire, non so come dire. Per cui troverai un lessico sicuramente più povero, no? Oppure se tu scrivi una frase che è lunga una pagina e mezza, come ce n'è molte in Castelli di rabbia o anche in City, all'interno di una frase senza punteggiatura di una pagina e mezza, i ritmi interni naturalmente sono tutti calibrati, però non sarà poi così importante se sposti questo. E se fai una frase di 8 parole, seguita da un'altra di 3 e a seguire un'altra di 12, sposti una cosa e cambia già molte robe. Infatti in questo libro scritto così, ho fatto letterina per i traduttori dicendo scusate, perché so che poi invece quando traducete il baricco fluviale andate... E qui si tratterebbe invece di tenere tutte le pietre dove sono, perché sennò non viene la stessa cosa. Però ti dico, ho anche scritto altri pezzi di libri prima in cui era tutto così centellinato. Dipende dalla scelta a monte, diciamo. Buonasera. Io ritorno sul tema della fede, della religione, di come la religione veniva vissuta in quegli anni, che sono facilmente identificabili da tanti, mi viene da parola sintomi, ma diciamo segni, più semplicemente. Perché mi pare che questa religione, questa fede sia una sorta di limite definito, anche molto ben definito, da cui nasce una universalità che viene ben descritta, guarda caso, da quel mondo così definito. Questo mi colpisce moltissimo. Io non sono una sua lettrice, ho letto soltanto 900, e così quando penso a quella tastiera con i tasti limitati da cui possono nascere tanti sentimenti, tante storie mentali, eccetera, mi pare che tutto questo abbia un significato. Ed è un bellissimo significato, perché ciascuno di noi nel suo limite, poi pur utilizzando i pochi mezzi che ha, può esprimere qualcosa di universale. Questo così mi pare molto bello, gliel'ho voluto comunicare, non sono un tecnico, però questo è quello che ho sentito leggendo il libro tutto ad un fiato ed avendo un'educazione cattolica. E, io questo libro lo rileggerò, perché abitualmente prima li leggo tutti ad un fiato, addirittura se c'è la notte devo finirlo e poi lo riesamino.
per prendere dei punti che mi interessano di più, che mi colpiscono di più, che a una prima lettura non ho avuto modo di approfondire. Poi l'altra è una critica. C'è alla pagina 21 un errore clamoroso, mi dispiace moltissimo. C'è sempre, guardi, c'è sempre. No, ma è molto divertente, perché lei quando descrive questi ragazzi che vanno dai vecchietti, dice che sfilano questo tubicino, cioè sì, prendono la sacca di questo di questa urina da un tubicino che è infilato nell'uretere. Ma l'uretere sta dentro l'addome ad un'altezza stellare rispetto alla vescica. Per cui pensavo questa cosa, visto che c'è questo errore clamoroso, potrebbe fare così, correggerlo nelle prossime edizioni, e noi che abbiamo preso il libro adesso avremo una sorta di gronchi rosa da conservare. C'è sempre un errore, Marchiano. Sai che in seta ho sbagliato addirittura il processo di nascita della seta, cioè voglio dire, fai un libro sulla seta. Inutile dire che due giorni dopo che era uscito c'era già articoli su questo. Ma e non l'ho mai voluto cambiare, nessuna traduzione, ho sempre tenuto quello. Perché a me piace. È una cosa che ho imparato e ho amato in Walter Benjamin, che è il pensatore che io amo di più. E che per suffragare i suoi pensieri citava episodi storici, e poi tu guardavi in nota e la nota dice: in realtà andò molto diversamente. Però era tale la forza della sua riflessione, che la storia che Rodotto aveva raccontato cos'ha, lui dice che l'ha raccontato in un altro modo, perché talmente sei concentrato in un altro punto. E allora secondo me è una specie di spia della concentrazione assoluta su un punto, no? Per cui poi fai delle... Adesso questa qui, non so, la teniamo comunque. Già nella seconda edizione abbiamo cambiato una parola per altre ragioni, per cui già il gronchi rosa è la seconda edizione, è già diversa dalla prima. Però quello mi sa che non lo correggo. Facciamo ancora una domanda, una letturina e via. Buonasera, salve. Dove sei? Qui. Così, scusa, una volta uno scrittore mi ha detto che lo scrittore è uno che deve sempre vedersela col proprio senso del pudore. E io volevo sapere se tu scrivevi per una intima necessità, diciamo, per un bisogno impellente di sfogare qualcosa, o per creare un'opera d'arte, per creare un'opera letteraria. No, faccio una cosa che so fare bene. Fare le cose che sai fare bene è uno dei gesti migliori che puoi fare nella vita. Ho avuto la fortuna di poterlo fare come mestiere e quindi lo faccio. Non penso alle opere d'arte perché non è più una parola che esiste, diciamo così. Però non c'ho nemmeno questa impellenza, diciamo. È una passione calma, che è un'espressione che cita spesso Franco Moretti a proposito della letteratura, che è presa in realtà dall'economia. Il piacere dei soldi e del business è una passione calma. E per me è così, è una passione calma, posso anche aspettare tempo a scrivere un libro, tra l'ultimo e questo sono passati 4 anni. Però è esattamente quello che le mie mani sanno fare. A volte meglio, a volte peggio, ma insomma, quando metto le mani lì sopra è proprio roba mia. E quindi questo basta e avanza per continuare a farlo finché ho idee. Facciamo queste due e andiamo. No, solo per, dicevo, facevo riferimento all'età perché appartengo a quella generazione che metteva in frigorifero il bianco dell'uovo. Che poi e tutti quindi, mi chiedono, ma perché mettevate? Già spiegato. Non proprio io, ma assistevo a questa scena. Non so, si metteva il bianco, quindi quando posso dare il tu, perché anche qui la mia generazione mi rende più difficile il tu. E quindi quando tu hai detto questo hai fotografato esattamente il periodo in cui si svolgeva questa storia. Poi una sola domanda sul libro, ma mi curiosisce molto sapere e capire perché i risvolti bianchi della copertina del libro. Questa è la domanda. Un'ultima, perché hai citato prima Walter Benjamin, che io ho letto dopo che l'avevi suggerito tu più volte al Palladium facendo delle serate, e devo dire che quella distinzione che Benjamin fa, che tu hai ripreso più volte, della differenza fra lo scrittore e il narratore, la trovo straordinaria, perché lo stai dimostrando stasera.
Cioè io penso che quando tu hai scritto questo libro eri solo, oggi stai narrando un libro, più libri, e stai in compagnia. Dico questo perché sempre la mia generazione mi ha fatto vivere il circolo Pickwick, che tu hai fatto, penso, 30 anni fa. Beh, sono così tanti, no? 25. Avrei sostenuto 25, Benino. 94. È storico. Vabbè. Comunque è stata importantissima quella trasmissione perché è stata, è vero, è stata la prima volta che insegnavi a leggere, al di là della capacità e l'abilità di saper narrare la storia, insegnavi a leggere, cosa che hai ripetuto poi con L'amore un dioardo. Sì, un dardo. Sulla lirica, un dioardo. Perché penso sia importantissimo dare questo, fare questo tipo di attività e anche quello che noi vediamo ogni domenica oramai all'auditorium, dove tu sei stato con l'Iliade, ma di professori che vengono a narrare la scienza, la matematica, la filosofia e riempiono le sale. C'è voglia di ascoltare oltre che di leggere. Penso che in questa scelta e in questo campo nuovo ci hai portato tu proprio col Circolo Pickwick. Ti volevo dare questo riconoscimento. Grazie. Poi la riportante. E poi la risposta sulle copertine bianche. No, le copertine bianche sono perché quella è una delle mie aspirazioni da sempre, pensare che esistano solo le cose che abbiamo scritto e non noi. Cioè che la gente possa aprire i libri senza dire ah, quello di quella, il libro di quella che balbetta, per dire, non so, oppure ah, il libro di quello là che sta con la fotomodella, oppure il libro di quello che ho visto in televisione l'altro giorno, mica tanto simpatico. Cioè, il sogno nostro naturalmente è che ci fosse solo quello che abbiamo scritto. E poi quando sei falegname tutto conta, conta tutti i gesti che fai, cioè se ti piace veramente da morire il mestiere del falegname è tutto importante, anche il tipo di pialla che hai e come chiudi la porta e se spazi la sera o no, cioè tutto è importante. Per cui anche quando si fanno i libri tu stai lì e dici beh, vediamo. E niente, questo libro che in particolar modo non mi veniva da dire niente prima, volevo che stesse lì e lo leggessero e basta, non lo sapevo. Ogni frase che ci veniva in mente a me, agli editor, mi sembrava, cioè, quattro ragazzi nel, una città, no, cioè non così. E allora, niente, allora abbiamo detto, vabbè dai, non è bello, perché poi il pubblico forse ha il diritto di sapere, però per una volta, via, così. Comunque grazie per l'apprezzamento e soprattutto per la giusta genesi storica dove sono nate le cose, perché è importante dire che hai iniziato per primo. Bravo. Io Ultima. Io volevo chiedere, ho letto sia Oceano Mare che Castelli di Rabbia, ho notato che sia su Oceano Mare con il professor Bartelbaum che scrive l'Enciclopedia dei Limiti e su Castelli di Rabbia con Pent che scrive ogni giorno una cosa che ha imparato, ci sta questo fatto del catalogare. C'è un nesso tra le due cose, c'è un motivo per il quale c'è questa ripetizione, questa cosa del catalogare su entrambi i libri. Sì, certo che c'è, non so se dirtelo, ma c'è. E qual è il motivo per il quale si ripete questa cosa? Si ripete perché è anche abbastanza vero che noi che raccontiamo storie passiamo la vita a raccontarne una sola, in molte forme. E probabilmente quella che io ho sempre raccontato è una storia che ha a che fare con il desiderio dell'infinito e il piacere di mettere ordine e di porre dei limiti. Quindi c'è un culto del ricondurre tutto, cioè prima il piacere di far esplodere il mondo e poi il culto del gesto che rimette a posto e riesce a organizzare questa esplosione. Novecento è tutta una storia tra l'infinito e del mondo e il finito di una tastiera. Questa storia c'è un uomo che cerca di raccontare tutto l'infinito della sua storia disegnando un circuito. Quindi c'è di continuo sta roba. E se vuoi nell'ultimo libro, lì la tensione è rovente che è tra l'infinito dell'essere giovani e il finito e il catalogo delle cose che una dottrina e una fede ti pone, no? E da questa, in alcuni miei libri sono costruiti sul disastro di questa frizione, altri miei libri sono costruiti sulla festa di questa frizione, diciamo. Però quello è quasi sempre, purtroppo è così, adesso è brutto anche dirlo, perché voi adesso uscite da qui e dite, ah vabbè, ma allora sarà quello, oh. Però è un po' così per tutti, eh. Cioè anche Philip Roth sta scrivendo la stessa cosa da sempre, lo fa da Dio, e ogni volta, però quello è.
Vonnegut, grazie di tutto. Volevo leggervi questa robetta, quando era già vecchio, che aveva 84 anni, l'hanno chiamato a una scuola, ragazzi di università, 20 anni, 22 anni, così così, e gli hanno chiesto dia dei consigli a questi giovani. E lui ha tenuto questo discorsino. E il testo di questo discorso non l'ha mai pubblicato, non l'ha mai trovato pubblicato e gira in rete. Ed è tipicamente vonnegutiano e quindi grato che siate venuti qua, dicendovi che se per caso volete naturalmente firmerò delle copie del libro nel foyer di questo splendido teatro, che ringrazio per l'ospitalità. Questo è un teatro che mi sta molto caro, dove ho fatto molte cose. E dicendovi tutto questo, ancora per 2 minuti vi leggo questa bella serie di consigli di Kurt Vonnegut, 84enne, ragazzi di 20 anni. Grazie. Due foglietti, perché era uno rapido. Se dovessi darvi un solo consiglio per il vostro futuro, allora vi direi: mettete gli occhiali da sole. Questa è una di quelle cagate che suo figlio dice, ma come gliel'ha perdonata? Perché i benefici a lungo termine dell'impiego di occhiali da sole sono stati provati scientificamente, mentre tutti gli altri consigli che ho da darvi sono basati su nulla più che la mia vagolante esperienza. Comunque, eccoli. Godetevi, questa frase ci sono troppe zette, ma proverò a leggerla. Godetevi la bellezza e la forza della vostra giovinezza. Fregatevene del resto. Non capirete quella bellezza e quella forza se non quando se ne saranno andate. Ma credetemi, quando fra 20 anni riguarderete le vostre vecchie foto, allora vi ricorderete, in un modo che adesso non potete neanche immaginare, quante possibilità c'erano dietro a voi e che fantastico aspetto avevate. Perché, sapete, non siete grassi come credete. Non preoccupatevi del futuro, oppure preoccupatevene, ma sapendo che tanto è un gesto inutile, non vi aiuterà più di quanto masticare un chewing gum vi possa aiutare a risolvere un problema di algebra. I veri problemi della vita tendono ad essere cose che mai prima hanno incrociato le vostre preoccupazioni. Quel tipo di cosa che ti fulmina verso le 4 di pomeriggio di un martedì qualunque. Fate ogni giorno una cosa che vi spaventi. Cantate. Non siate avventati con i cuori degli altri, ma non tollerate chi è avventato con il vostro cuore. E non perdete il vostro tempo con la gelosia. Vi accadrà di essere in testa, altre volte indietro, è una corsa lunga e alla fine è una corsa solo con voi stessi però. Ricordatevi dei complimenti che riceverete e dimenticate gli insulti. Conservate le vecchie lettere d'amore. Gettate via i vecchi estratti conto. Stiratevi spesso. È importante. Non sentitevi in colpa se non sapete cosa volete fare della vostra vita. Le persone più interessanti che conosco non sapevano cosa fare della loro vita quando avevano 22 anni. E alcuni dei più interessanti quarantenni che oggi io conosco non lo sanno ancora adesso. Prendete molto calcio. Questo qui lo trovo verissimo. Siate gentili con le vostre ginocchia, quando cederanno vi mancheranno. Poi metteva tutto insieme, no? Cioè, forse vi sposerete, forse no, forse avrete dei bambini, forse no, forse divorzierete a 40 anni, forse ballerete sui tavoli al party per le vostre nozze d'oro. In ogni caso, non congratulatevi troppo con voi stessi e nemmeno state troppo a borbottare contro voi stessi. Le vostre scelte saranno per metà frutto del caso, e così per tutti. Godetevi il vostro corpo, usatelo in tutti i modi che potete. Non abbiate paura di lui o di cosa la gente pensa di lui. È il più grande strumento che mai avrete. Danzate, anche se non avete altro posto per farlo che la vostra camera. Leggete le istruzioni per l'uso, anche se non le seguirete. Non leggete le riviste di moda. Vi faranno solo incazzare.
Lui ce l'aveva col fisico e con la sopravvalutazione del fisico che abbiamo. Una volta, non so se è il New York, insomma, un'autorevole rivista americana ha fatto un'indagine presso tutti i grandi intellettuali facendo questa domanda: qual è la cosa più sopravvalutata del secolo? E lui rispose: i denti. È tutto un mondo. Ha detto la sua. Dove è arrivato? Ah sì, rivista di moda. Sforzatevi di conoscere i vostri genitori. Non potrete mai sapere quando se ne andranno. Siate gentili con i vostri fratelli e fratellastri. Sono il miglior legame che avete con il vostro passato e quelli che più probabilmente vi rimarranno attaccati nel futuro. Cercate di capire che gli amici vanno e vengono, ma alcuni, pochi, è bene tenerli stretti. Lavorate duro per costruire ponti sulla terra e nella vita, poiché più vecchi sarete, più avrete bisogno di gente che vi conosceva quando eravate giovani. Vivete a New York almeno una volta, ma andatevene prima di diventare troppo duri. Vivete in California almeno una volta, ma andatevene prima di diventare troppo molli. Vivete a Roma almeno una volta, ma prima di diventare troppo buri. Lo dico a torinese perché sono... Accettate alcune inevitabili verità, tipo: i prezzi saliranno, i politici avranno delle amanti e voi diventerete vecchi. Quando lo diventerete, vi verrà da fantasticare che ai vostri tempi i prezzi erano ragionevoli, i politici persone nobili e i figli rispettavano i genitori. Ah, rispettate i vostri genitori. Non aspettatevi aiuto da nessuno. Magari avete investito in azioni sicure, magari avete una moglie sanissima, ma non potrete mai sapere quando tutto decide di andare storto. Non sprecate troppo tempo con i vostri capelli. O quando avete 40 anni, vi sembrerà di averne 85. Questo è difficile da capire, ma è verissima. È verissima. E infine, guardatevi da quelli che vi danno consigli, ma anche siete pazienti con loro. Dare consigli è un modo di avere nostalgia, è un modo di ripescare il proprio passato dall'oblio e di liberarsene, riverniciando le parti brutte e dandogli un valore che prima non avevano. E comunque, alla fine, fidatevi di me, mettete sti occhiali da sole.